Progetto bellissimo, riparte, si riparte dall'università, come è giusto che sia, come siamo partiti tutti, e devo dire congratulazioni anche alla Fondazione per essere riuscita a intercettare questo finanziamento. Naturalmente questa è la casa della conoscenza, quindi è giusto che questo progetto parta da qui e vada avanti con la Federico II. Insomma, un grande rapporto con San Carlo che si rafforza, e credo che Napoli veramente sia destinata a diventare un centro mondiale, diciamo, delle competenze anche in questi settori che per noi sono così belli, così tradizionali e così importanti anche per i nostri studenti. Abbiamo iniziato questo progetto durante la pandemia ed è stato un progetto molto interessante, e in questo secondo step completiamo questo progetto con l'università, con la Federico II, con i suoi docenti, dedicata principalmente alle compagini artistiche, quindi a tutta l'orchestra, al coro, al ballo del Teatro San Carlo. Il progetto è particolarmente importante, è una formazione di cultura generale, e la cultura non può che essere un arricchimento e per la formazione in generale, per la vita e per la professione. Prevede discipline dello spettacolo e discipline storico-letterarie. È evidente che è importante che San Carlo e la Federico II, cioè due delle istituzioni culturali più importanti della città, non solo dialoghi, ma l'università in fondo esce da quello che è il compito istituzionale della formazione dei giovani, ma diventa un ente di formazione più generalmente destinato alle istituzioni della città. L'idea era di raccontare qualcosa delle rappresentazioni di Napoli nella letteratura, ma non per fare archeologia letteraria, ma per capire come alcuni temi siano costanti dal Medioevo a oggi, partendo da una definizione famosa di Napoli come di un paradiso abitato da diavoli, che non è una definizione moderna, ma è una definizione addirittura medievale. Capire che cosa significa questa definizione implica anche un viaggio dentro le rappresentazioni e la consapevolezza di come può offrirsi la città.